Diminuisce la solidarietà collettiva, ma aumenta la percentuale delle persone che fanno volontariato. È quanto emerge dalla terza edizione dell'indagine CESVOT sul tema del volontariato e della socialità fra le persone, svolta in collaborazione con Sociometrica. Dall'analisi è emerso un aumento della diffidenza tra le persone, un quadro sociale peggiorato soprattutto a causa della pandemia e delle restrizioni come il distanziamento sociale. Ad esempio, il 64% del campione ha dichiarato di non invitare nessuno a casa e di non accettare inviti di altri. È preoccupante soprattutto l'impatto che tutto ciò ha sulle categorie più deboli come anziani e persone con disabilità. Gli anziani dicono al 65% abbiamo avuto un impatto psicologico negativo. Per i disabili non ne parliamo perché è il massimo disagio, arriviamo quasi al 90%, cioè le famiglie che hanno delle persone disabili dicono abbiamo avuto un impatto psicologico tremendo. L'analisi rileva anche come la recente emergenza dell'Ucraina abbia fatto emergere la grande mobilitazione del volontariato pronto a rispondere alle richieste di aiuto. Forse il volontariato in questo senso può riuscire a essere un antidoto, come abbiamo scritto nel titolo, perché può riavvicinare le persone e rendere di nuovo delle relazioni importanti che possono far crescere le persone.